Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Grazia. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale Grazia Bottazzoli. Oggi realizzeremo questo bracciale. È una spirale tutta attorcigliata. Per realizzare questa spirale vi occorre un uncinetto da 1,50, un filato da 7,1 mm, che è questo, delle perline 8,0, un moschettone e un anellino, se volete chiuderlo col moschettone e anellino, altrimenti potete anche inserire una coppetta qui al finale e poi metterci la vostra chiusura. Io ho fatto in questo modo perché ho trovato questo filato molto bello e anche se si vede è bello da vedere. Una pinza e una forbice. Ora andiamo a realizzare la nostra spirale. Innanzitutto dovete inserire nel filato le perline. Prendiamo l'uncinetto ed eseguiamo 3 catenelle. Una, due e tre. Adesso prendiamo 4 perline, le portiamo sotto. Prendiamo l'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo le 4 perline con un punto basso. In questo modo prendiamo altre 4 perline, le mettiamo sotto, prendiamo il filo con l'uncinetto e chiudiamo il nostro lavoro in questo modo. Prendiamo altre 4 perline, le portiamo sotto e chiudiamo con un punto bassissimo il nostro lavoro. Abbiamo così eseguito i 3 primi moduli. Continuiamo. Prendiamo le 4 perline, le portiamo sotto in questo modo, teniamo fermo con questo dito le nostre perline, con l'uncinetto prendiamo il nostro filo e lo chiudiamo con un punto bassissimo. Prendiamo le nostre 4 perline. Lo mettiamo sotto il lavoro, teniamo fermo con questo dito le perline, prendiamo il filo e lo chiudiamo il nostro lavoro con un punto bassissimo. Ogni volta che lavoriamo, siamo in questa posizione, ci mettiamo da quest'altra perché il lavoro deve andare a spirale. Prendiamo le nostre 4 perline,
portiamo sotto, teniamo fermo con questo dito, con l'uncinetto prendiamo il filo e chiudiamo il lavoro. Prendiamo le nostre quattro perline. Lo portiamo sotto. Con questo dito teniamo in mano, teniamo fermo le perline. Con l'uncinetto prendiamo il nostro filo e chiudiamo il nostro lavoro. Come potete vedere, si sta formando la spirale. Prendiamo 4 perline, lo portiamo sotto, le portiamo sotto, teniamo fermo con questo dito le perline, prendiamo il filo e chiudiamo il lavoro. Dovete tenere molto stretto il lavoro, non lasciarlo largo, per far sì che la spirale vi esca. Prendiamo 4 perline, le portiamo sotto, teniamo fermo con questo dito le perline, prendiamo il filo e chiudiamo il nostro lavoro. Dobbiamo continuare sempre in questo modo. 4 perline, li portiamo sotto, teniamo fermo con questo dito le nostre perline, prendiamo il filo e chiudiamo il lavoro. Scusate, eh? 4 perline, li portiamo sotto, le teniamo ferme, prendiamo il nostro filo e chiudiamo il lavoro. Dobbiamo continuare in questo modo. Dobbiamo proseguire in questo modo fino al raggiungimento della circonferenza del nostro braccio. Prendiamo le nostre 4 perline, le mettiamo sotto. Le blocchiamo con il dito, prendiamo il filo e chiudiamo. Giriamo il lavoro. Prendiamo le nostre 4 perline. Prendiamo il filo e chiudiamo il lavoro. Giriamo il lavoro perché deve uscire a spirale. 3, 4 perline, le mettiamo sotto, teniamo fermo le perline con questo dito, prendiamo il filo e chiudiamo. Dobbiamo proseguire in questo modo fino a raggiungere la nostra circonferenza del nostro braccio. Dovete continuare fino alla lunghezza del vostro braccio. Questa è la spirale che abbiamo fatto. Potete anche eseguire degli orecchini a pendente, mettendo anche una goccia qui in fondo. Escono anche dei bellissimi orecchini. Io ne ho realizzato un pezzo perché è lunga da fare. Adesso vi faccio vedere come ho inserito la chiusura. Ho preso un moschettone, ho inserito il filo, poi con questo filo l'ho inserito nella primissima catenella.
in questo modo e l'ho chiuso. Qui l'ho bloccato con una goccina di colla. Poi, ritornati dentro nella primissima catenella e l'ho bloccati. Ritornate di nuovo dentro con il filo nella prima catenella e lo bloccate di nuovo. Così la chiusura è bloccata. Poi, quando avete inserito 2 o 3 volte il filo e messo un pungolino di colla, tagliate il vostro filo e la chiusura è così bloccata. Questo è il bracciale di oggi. È un torchon bracciale. Io lo trovo molto carino, primaverile, con tutti i colori. È stato eseguito con semplici perline. Ritorno a dirvi che io ho messo una chiusura a moschettone in questo modo, ma potete anche mettere una coppetta qui. E poi mettere la chiusura. Questo bracciale di oggi è potete anche eseguire gli orecchini, sia che vi piace più corto o anche questo lunghezza. Un bellissimo orecchino. Potete mettere un pendente qui in fondo con la vostra monachella o un altro tipo di chiusura. Io vi ricordo di iscrivervi al mio canale e se volete di lasciarmi anche un commento o un saluto che a me fa molto piacere. E cliccate sul pulsantino per sostenermi. Grazie.
Ci vediamo al prossimo video. Ciao!